Nessuno avrebbe potuto immaginare cosa ci avrebbe riservato quest'anno. Una strada piena di buche, paura, distanze, lunghe attese e profonde ferite. I nostri bambini sono rimasti più a casa e noi ci siamo riorganizzati la vita. Abbiamo consumato più pantofole che tacchi, cucinato per calmare l'ansia e a sera eravamo tutti lì, davanti allo schermo, anche solo per dirci ciao. Sembrava che non stesse accadendo davvero, che non stesse accadendo a noi, e invece ci è toccato stravolgere tutto. Ed eccoci a Natale. Ci saranno assenze, meno luci, meno regali, meno chiasso nelle strade, come quando nevica e il silenzio ha il profumo delle cose nascoste. Domani ricorderemo questi tempi come quelli del Natale strano, in cui ogni affetto sembrava lontanissimo e invece era ancora più vicino.